ho portato Christian al mare, sono 2 giorni che lo sto portando qui al mare per abituarlo ad indossare la mascherina, per fargli prendere un po' di aria fresca. Oddio, mi è arrivata la sabbia. Christian! Attenzione con la sabbia che sennò mi arriva negli occhi. E insomma, la situazione è difficile, è brutto vedere la spiaggia così deserta, senza nessuno, è brutto camminare per strada e le poche persone che incontri dover evitarle, è veramente fa un po' strano, cioè veramente tanto. E la situazione si fa sempre più complicata, sicuramente dovremmo imparare a convivere un bel po' di tempo con questa situazione. E diciamo, la cosa che più mi fa sperare, che desidero con tutto il cuore, che serva semplicemente a farci stare più uniti tutti quanti, più uniti perché avremo tanta voglia di abbracciarci, più uniti perché avremo tanta voglia di assaporare, di vivere quei momenti che una volta ci sembravano niente, una cavolata, una cosa così piccola, una cosa insignificante, e che adesso, stando io qui da sola con Christian, ecco qui, con il mare davanti, insomma, senza nessuno, davvero è una cosa che fa un po' paura, no? Ti fa ripensare veramente a tutti i momenti vissuti con gli amici, con i parenti, insomma, tutte le cose, dici, oddio, vedi, ero ricca e non lo sapevo. Quindi io spero che questo momento serva soprattutto a questo, a farci capire quanto abbiamo giorno dopo giorno, ma poi non soltanto in questa situazione, in generale. Nel mio caso, per esempio, con l'autismo, né mio marito ci siamo mai chiesti perché proprio a me, ma in realtà abbiamo detto, ma perché non a me? Cioè, evidentemente lo posso affrontare, evidentemente, insomma, ho imparato a convivere con l'autismo, ho imparato tanto dall'autismo, quindi secondo me è importante che noi vediamo in ogni cosa che succede nella nostra vita, buona o poco buona, cattiva o molto cattiva, insomma, e dobbiamo sempre trovare il positivo. Lo so che è difficile, però trovare il positivo significa, ok, mi è successa questa cosa brutta, ok, però è sempre meglio rispetto a quest'altra, ok? E penso che addirittura quando ci si trova davanti alla morte, ecco, no? di qualcuno che vogliamo bene, spesso io sento i nonnini che dicono, va bene, però alla fine meglio adesso e non soffrendo, ok? Quindi a quello mi riferisco nel trovare sempre qualcosa di positivo, perché comunque dobbiamo andare avanti, perché comunque è bello sorridere, perché comunque c'è sempre un modo, un motivo per cui sorridere, quindi abbatterci non serve a niente, tanto alla fine le cose non cambiano, ok? Se noi stiamo male per qualcosa che è andata così, che sta andando male, non facciamo che peggiorare le cose, ok? Quindi buon viso al cattivo tempo e preghiamo, siamo più uniti sempre, sempre di più, insomma, con il cuore, con la voglia di tornare alla vita che facevamo prima in maniera più intensa, senza dare niente per scontato. E vi mando un bacio grande grande, grazie a tutti per i miei meravigliosi messaggi, per seguirci, per stare sempre con noi, per abbracciarci con il cuore virtualmente, davvero sentiamo tutte le vostre parole, ci arrivano in maniera bella, diretta, veramente al cuore, e non il fatto che dico sempre, insomma, che ci fate sentire come una grande famiglia, non lo dico giusto per, è veramente così, soprattutto in questo momento, e è bellissimo, insomma, poter contare sul vostro aiuto spirituale, sulle vostre parole, sui vostri consigli,
è molto bello, quindi veramente con il cuore ve lo dico, grazie, grazie, grazie. Oggi vi regalo un pezzettino del nostro mare vicino a casa. Non hanno un pezzettino di giardino, non hanno una finestra, insomma, che affacci alla natura, ok? Quindi, ecco, spero che in questo modo non dite assolutamente, oddio, io però non ce l'ho, mi sento male, no, ma guarda che bello, anch'io potrò vedere quel mare, anch'io riuscirò ad essere in un posto come quello, le cose passeranno, le cose andranno tutte bene, ok? Quindi spero che sia semplicemente un modo per darvi tanta voglia di sorridere ogni giorno, veramente. Ve lo auguro veramente con tutto il cuore. Un bacio grande. Ciao ciao.